C'è Renzi nel mirino di Salvini, il Matteo Giusto, come lo chiamano i fedelissimi, candida la sua Lega come unica alternativa al renzismo, le cui riforme gli sembrano l'anticamera della dittatura. Dal congresso straordinario che si svolge nella Padova di Bitonci sindaco, e lo conferma sino al 2016 alla guida del Carroccio, Salvini spara a zero. Perché secondo me Renzi è veramente pericoloso. Al di là delle schermaglie politiche, io ne sono profondamente convinto. Questo è antidemocratico fino al midollo. L'attacco è a tutto campo, sull'immigrazione che non viene fermata, sul lavoro che non c'è, sull'acquiescenza e potentati economici, ma la fondo più pesante è sul fisco, una rivolta contro uno Stato esoso, una data precisa, venerdì 14 novembre, per una prima rivolta fiscale. O riduciamo le tasse a un livello normale, oppure il 14 novembre cominciamo a dire no, cominciamo a dire non pago, cominciamo a dire non faccio lo scontrino, cominciamo a dire lavoro gratis per la mia gente, ma non do una lira allo Stato. Il progetto politico di Salvini mantiene il nord al centro, ma è offerto a tutta Italia se altri movimenti vorranno unirsi. Dialogo con tutti, ma non con gli apparati di partito, perché non esistono più né centrodestra né centrosinistra. Bene la soluzione di Berlusconi, ma le alleanze non si fanno in base alle sentenze. Serve un progetto comune che oggi non c'è. Forza Italia sta in Europa con la Merkel e Alfano non ferma l'immigrazione. Difficile fare le primarie insieme.